Correva l'anno 2022. La Sardegna era già da 5 anni formalmente libera. Era riuscita ad acquisire un'identità di popolo ed eliminare i dissidi fra i vari movimenti indipendentisti che hanno fatto finalmente fronte comune, ivi compresi il gruppo dei popoli liberi e i movimenti di liberazione. Del resto l'occasione era ghiotta. Di fronte al disfacimento di tutto il sistema Italia bisognava approfittare della sua debolezza. Erano anni che le scuole e la sanità non funzionavano più, per mancanza di fondi, succhiati dai finanzieri speculatori che intanto si erano ulteriormente rafforzati sui vari stati. Le forze dell'ordine non svolgevano più il loro ruolo, sia per mancanza di fondi, sia perché erano riusciti ad acquisire la consapevolezza necessaria che avrebbero dovuto smettere di difendere degli autentici criminali a discapito della gente. Il sistema tenuto in piedi dalla rete meramente amministrativa dei comuni e non solo dell'isola era allo sfacelo per il semplice motivo che i finanziamenti provenienti dallo Stato centrale erano irrisori e le entrate comunali esigue, visto che la gente aveva enormi difficoltà a pagare tasse e servizi. Le imposte statali erano pagate solo da dipendenti pubblici, gli altri non si potevano permettere di regalare soldi allo Stato, moneta a fondo perduto. Lo scenario era da incubo, fabbriche dismesse, artigiani che ormai lavoravano esclusivamente in nero. Gli esercizi commerciali si rifiutavano di emettere scontrini, l'agricoltura era agonizzante e anche gli agricoltori e chiunque aveva un'impresa si rifiutava di pagare le imposte. Gli stipendi e le pensioni erano ridicoli, non esisteva più una parvenza di stato sociale. Aveva avuto un successo mediatico enorme, non solo nell'isola, un libro scritto da un sardo esperto di tematiche monetarie che dimostrava che le tasse non sono dovute. Dimostrava che la disobbedienza fiscale non era un reato ma legittima difesa. E sull'onda di quella consapevolezza che quel libro aveva generato, i cittadini ripresero in mano la loro vita, preferendo mandare avanti le loro famiglie piuttosto che versare denari allo Stato, sapendo che esso non avrebbe rimesso in circolo quei capitali, per il semplice motivo che doveva pagare cifre sempre più consistenti a chi prestava loro la moneta. La grande truffa era stata portata alla luce. La gente preferiva usare una miriade di monete popolari, complementari e comunali e abbandonare al suo destino la moneta ufficiale imposta dall'Europa. Qualche anno prima, uno dei movimenti di liberazione nazionale sardo era riuscito a compattare i vari movimenti indipendentisti. Aveva una polizia sarda che poteva tranquillamente competere con la famigerata Eurogen 4, anche perché i sardi erano riusciti finalmente a capire che diventare un popolo coeso era indispensabile, abbandonando l'eterna predisposizione all'individualismo sterile. Erano anni che in Sardegna nessuno acquistava le aste giudiziarie perché con blitz improvvisi e decisi la polizia sarda si riappropriava delle aziende e delle case pignorate. I sardi erano riusciti finalmente ad avere l'effettivo possesso dei loro territori. L'anagrafe sarda contava ormai una quantità di iscritti che avrebbe consentito di acquisire la libertà senza sparare un solo colpo di fucile, ma quei dati vennero tenuti segreti in vista di una possibile occasione. E l'occasione si presentò 5 anni fa. Era il 2017. Era stato organizzato nella base nucleare americana dismessa di La Maddalena, in uno scenario fantastico, un summit esclusivo al quale avrebbero partecipato la gran parte dei rappresentanti delle più ricche famiglie di speculatori internazionali, quelli che vendevano o prestavano la moneta. Quelli che avevano affamato tutta l'Europa, nessuna nazione esclusa. Pochi minuti dopo che ebbe inizio la riunione, la polizia sarda, tutta la polizia sarda, spalleggiate da frange consistenti delle restanti forze dell'ordine italiane,
fecero irruzione nella grande sala del convegno, disarmarono i componenti della polizia europea, che aveva il compito di difendere quei criminali finanziari, arrestarono tutti gli speculatori e qualche minuto dopo il governo provvisorio del governo sardo, in nome dei sardi, dichiarò la sua indipendenza, certificata dal fatto che gli iscritti all'anagrafe nazionale sarda superavano abbondantemente la metà della popolazione. Bastava questo fatto perché lo Stato italiano rispettasse il volere dei sardi, del resto la giurisprudenza internazionale parlava chiaro, ma il motivo per cui non intervenne militarmente a vanificare l'impresa compiuta. Il timore di inimicarsi le famiglie più potenti del pianeta per via dei ricatti che avrebbe potuto subire fecero desistere quello che restava dell'esercito italiano dall'invadere l'isola. Il timore delle fetenzie, di non vedere mai più i loro familiari, ostaggi dei sardi, costringe il governo e l'esercito italiano a restare sulla penisola. Il governo sardo, ormai non più provvisorio, stampò la sua moneta e decise di trattare bene gli ostaggi e fornì loro quotidianamente quello che hanno sempre apprezzato, al di sopra di tutto. Ogni giorno le loro celle erano invase da banconote, sempre di più, fin quasi a sommergerli. Si potevano dire soddisfatti, pur in mancanza di libertà avevano a disposizione quello a cui avevano sempre aspirato. Venivano nutriti a pane e acqua. Del resto, il loro bisogno primario, il possesso di monete, era stato soddisfatto. Si sospetta che qualcuno di loro preferisse confezionare un panino a mo' di sandwich, inserire nel mezzo delle banconote farcite con qualche monetina, ma è una supposizione, non esistono prove certe al riguardo. A qualcuno venne in mente che da quegli odiati personaggi, odiati in tutto il globo, si potevano persino ricavare altri soldi in funzione turistica. Vennero accompagnati in una località del Gennargentu, ospitati in un solidissimo albergo a 1000 stelle. L'ospitalità per noi è sacra. A disposizione di chi, magari venuto apposta da decine di migliaia di chilometri di distanza, poteva fare di loro ciò che voleva. Il passatempo più gettonato era quello di infliggere loro delle frustate, ricambiando il favore con alcune banconote in cambio per ciascuna frustata. Il turismo nell'isola ebbe un'impennata stratosferica, e non solo per la bellezza dei paesaggi e del mare. Da tutto il mondo arrivava gente desiderosa di ricambiare almeno in parte le sofferenze che per colpa degli speculatori avevano dovuto sopportare. E così vissero tutti felici e contenti. I finanzieri con i loro soldi di cui avevano bisogno, anzi, in sovrappiù, riscuotendo anche una percentuale su ciascuna frustata, e i sardi per il ritrovato splendore economico, senza contare che poterono riabbracciare tutti i conterranei che lasciarono l'isola per emigrare in luoghi più favorevoli a una vita che si potesse dire umana. Questa è una favola, ma attenzione! Le condizioni ci sono tutte perché questi avvenimenti possano effettivamente avvenire. Basta crederci.